Eccoci di nuovo qua, una nuova puntata, stavolta ancora più interessante delle altre, tanto diciamo sempre così, ed è sempre così. La parola questa volta a Roberto Malanca, consigliere comunale, Vittorio Francone, consigliere di circoscrizione 8, che ci parleranno della novità sulla mobilità sostenibile a San Salvario. A voi la parola. Grazie Fabio, questo è diciamo un approfondimento relativamente rispetto a una commissione che abbiamo fatto settimana scorsa e anche 2 settimane fa. Abbiamo fatto una commissione in consiglio comunale congiunta con la commissione della circoscrizione 8, in cui abbiamo parlato di un progetto molto importante appunto per la zona di San Salvario. È un progetto sperimentale che è nato dal Ministero per semplificare gli spostamenti casa scuola e casa lavoro attraverso la mobilità sostenibile. Il Ministero ha fatto un bando nel 2016, Ministero dell'Ambiente in particolar modo. C'è stata poi una delibera di adesione della Giunta Comunale a fine dell'anno, sempre del 2016, a questo bando per poter partecipare con un progetto Il progetto di Torino che vedeva questo diciamo, progetto sperimentale nell'ambito del quartiere di San Salvario si è classificato terzo a livello della graduatoria nazionale, come potete vedere nella slide che sta proiettando Fabio in questo momento, e quindi ha avuto un punteggio altissimo, ha avuto anche un finanziamento assegnato, un cofinanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente per questa parte di progetto di 1 milione di euro. È un progetto, come dicevo, sperimentale, è già partito in realtà la sperimentazione, ma ci saranno tutta una serie di azioni che verranno fatte all'interno del quartiere e diciamo nella sua parte più sperimentale il progetto avrà termine nel 2023, quindi a fine del 2023. Quindi sono 4 anni di progetto, perché una parte è già stata realizzata utilizzando i fondi del collegato ambientale, come la parte appunto di riqualificazione e di creazione di mobilità ciclabile su Via Nizza, ma ci sono parti anche più interessanti all'interno proprio del quartiere, intorno alle scuole e con alcune vie che verranno rivisitate dal punto di vista pedonale e ciclabile, e con la riqualificazione di Corso Marconi, della parte centrale del corso. Insomma, adesso poi vedremo un pochino più nel dettaglio quello che sono le aree interessate da questo tipo di diciamo rivisitazione del quartiere dal punto di vista proprio della mobilità. Ci sono state, dicevo, tutta una serie di parti iniziali in cui è stata fatta una ricognizione di quelli che sono i centri attrattori di mobilità dall'interno del quartiere, quindi sia le scuole che tutte le parti interessanti perché attirano delle persone, e con le scuole intendo anche l'università, la parte di architettura che c'è al Valentino, ma poi ci sono le stazioni della metropolitana, c'è la Porta Nuova che è una stazione importantissima per la città di Torino, ed è stato fatto un progetto diciamo a tutto tondo per quello che riguarda questo quartiere, i servizi di interesse collettivo, dalle poste alla SL, le strade, come possono essere utilizzate in funzione della loro ampiezza, la sosta, la direzione dei flussi, gli attraversamenti, quali sono i nodi stradali, e si è cercato, attraverso quelle che sono le prassi più diffuse nelle città europee più moderne, di riqualificare alcune zone per rendere più semplici gli spostamenti e più adatti alla realtà dei residenti, di coloro che frequentano i centri, i servizi di interesse collettivo che ci sono all'interno del quartiere, con maggiore sicurezza e facilità. Chiaramente c'è anche la parte legata al commercio, la parte dei dehors, il piano acustico, le manutenzioni delle strade, i marciapiedi, insomma è stato preso veramente in considerazione il quartiere a tutto tondo e si è partiti intanto da quali erano le necessità che c'erano all'interno del quartiere, quindi è stata fatta una fase di ricognizione e di ascolto
per il quartiere, per la circoscrizione. Dopodiché è stato creato questo progetto, è stato presentato e alla fine è stato approvato quello che è il piano operativo di dettaglio, e si parte a realizzare questo progetto a cura di un'associazione temporanea, che sono coloro che hanno diciamo progettato quelli che sono gli interventi che verranno realizzati in questo quartiere. La parte diciamo operativa, pur essendo già nata con la parte di Via Nizza, in realtà partirà poi effettivamente quest'estate, dove ci sono degli interventi di tipo transitorio legati a quello che è successo con la pandemia, e quindi la necessità di avere più spazio per i ristoratori, ma anche di fare gli eventi più in spazi aperti, meno in spazi chiusi, di avere un maggiore distanziamento sociale. La fase sperimentale vera e propria invece del progetto partirà da settembre di quest'anno, con allestimenti temporanei, e poi partiranno gli interventi del Torino Mobility Lab e poi interventi in cofinanziamento, e la chiusura delle attività è prevista, diciamo, fra tre anni e mezzo, in maniera tale che ci sia un sufficiente periodo di tempo per capire quali interventi hanno avuto più successo, quali invece andranno un pochino migliorati, e eventualmente quali sono gli interventi che sono necessari, che invece non sono stati realizzati e che però mancano. Come dicevo prima, l'obiettivo era mobilità sostenibile, casa scuola e casa lavoro. Lascerei la parola a Vittorio per fare degli esempi di quelle che sono state le realtà prese in considerazione e le proposte che vengono fatte. Grazie. Grazie a tutti, sono Vittorio Francone, sono consigliere della circoscrizione 8. Roberto ha già spiegato a grandi linee quello che è tutta la fase della progettualità. Noi stiamo parlando di un territorio che comunque ha una superficie territoriale di 440.000 metri quadri, 35.600 abitanti, con 11.600 presenze tra scuole e università, e un polo ospedaliero di 20.000 addetti. Quindi stiamo parlando di un territorio che comunque è molto popoloso, molto abitato, molto commerciale, ricco di iniziative sul territorio da parte di associazioni, ricco di fermento. Direi proprio un quartiere che si adatta benissimo a questo tipo di sperimentazione. Devo dire che noi come gruppo Movimento 5 Stelle in circoscrizione siamo in minoranza, ma devo assolutamente dire questo, che con la maggioranza di circoscrizione siamo riusciti ad andare verso intenti comuni, che vuol dire che abbiamo approvato una serie di progetti sul territorio proprio finalizzati ad aumentare la ciclabilità, il modello scuole car free, approvando comunque degli atti presentati e quindi portati avanti come progettualità. Assolutamente sulle pedonalizzazioni siamo una delle poche circoscrizioni che ha potuto già sperimentare delle iniziative che riguardavano la pedonalizzazione di via Petitti. Ci sarà un progetto importante che è anche parte di questo Mobility City Lab, che è la pedonalizzazione di Piazza Carducci, dell'esedio di Piazza Carducci, che è stato volutamente richiesto da tutti i membri della circoscrizione, proprio perché è una piazza che si presterebbe per questo scopo. Ci sono comunque tantissimi aspetti che sono caduti, paracadutati sul territorio. Il principale, penso, di tutti fosse penso che sia stata la ciclabile. La ciclabile è stato un progetto veramente importante, perché si trattava di riqualificare tutto l'asse di Via Nizza, ed è per uno degli assi di collegamento di interquartiere, perché comunque era necessario, faceva parte di un progetto sulla ciclabilità di Torino già previsto e progettato nel 2013. Quindi si stanno portando avanti queste iniziative, che sono sicuramente un arricchimento del territorio, una riqualificazione di quello che è lo stato della via, una possibilità di far aumentare
il commercio, perché comunque anche tutte le rappresentanze dei commercianti hanno sposato questo progetto in modo benevolo, e anche se devo ammettere che all'inizio c'era qualche titubanza sul fatto che comunque si potessero eliminare alcuni posti auto, ma comunque questo ha avvantaggiato sicuramente la bellezza della via, il progetto è quasi portato a termine, quindi insomma direi che è stata una novità importante. Alcune novità importanti riguarderanno anche tutto l'asse di Corso Marconi, che come sapete prevedeva inizialmente un parcheggio sotterraneo pertinenziale, quindi non pubblico ma praticamente privato, che è stato non è stato portato avanti perché, se non ricordo male, l'azienda che aveva vinto l'appalto non ha portato avanti il progetto, e la città è riuscita comunque a concluderlo in modo che possa restare completamente. Ciononostante, su questo asse si prevede che ci siano delle importanti diciamo novità. Una delle principali è proprio ridare spazio davanti alla scuola di Corso Marconi per dare in modo e sfogo libero ai ragazzi, perché hanno poco spazio interno, i cortili non sono così ampi, e poter usufruire di uno spazio esterno sicuramente per i ragazzi sarebbe molto importante. Direi che insomma queste sono le cose principali. Poi tutti gli altri progetti sono magari progetti parziali, ma comunque tendono a dare maggiore vivibilità all'assetto proprio della viabilità su San Salvario, e comunque migliorare ed essere anche più attrattivo. Noi abbiamo necessità di comunque di rimodellare le nostre città. Le nostre città devono diventare assolutamente più attrattive per i cittadini, più attrattive per gli studenti. Ricordiamo che Torino comunque è una delle maggiori città d'Italia con numero di studenti universitari. Questi devono avere la possibilità di muoversi, di poter comunque vivere la città, vivere anche la cosiddetta movida, eccetera, eccetera. Io per il momento mi fermerei qui, se ci sono domande in particolare magari le possiamo analizzare. Sì, ma riprenderei io un attimo solo alcuni due, diciamo, due aspetti in particolar modo, che è intanto un problema di infrastrutturazione del quartiere. Una parte importante sono le installazioni di colonnine elettriche, perché con l'evoluzione anche dei veicoli motorizzati, che vanno verso un altro tipo di motorizzazione rispetto a quella da combustibili, c'è la necessità di avere un'infrastruttura per poter consentire alle persone di ricaricare le batterie delle auto, e quindi verrà creata un'infrastruttura di colonnine elettriche diciamo diffusa anche all'interno del quartiere. Un secondo problema legato alla diffusione di una mobilità sostenibile era legato alla mancanza di infrastrutture sicure. Molti, in particolar modo di recente, dove è stato emesso un decreto che consente di acquistare delle biciclette con il 60% di risparmio, molti sono tentati di comprare una bicicletta, ma una delle remore principali che c'è ancora nell'acquisto delle biciclette, per l'uso delle biciclette, è la sicurezza stradale, che è ancora, diciamo, andare in bicicletta per la strada è ancora percepito come un modo per viaggiare poco sicuro. L'avere piste ciclabili che consentono non soltanto di muoversi velocemente, ma soprattutto di muoversi in uno spazio protetto rispetto al traffico quotidiano, è sicuramente uno dei modi per avvicinare più persone che magari erano intenzionate o sono intenzionate ad acquistare una bici, anche a consentire di utilizzarla non soltanto per gli spostamenti, diciamo, festivi o per diletto, ma anche proprio tutti i giorni per poter andare a casa, per andare a lavorare e per poter andare a scuola. Dicevo prima, una dei poli di attrazione è sicuramente
la facoltà di architettura all'interno, e la mobilità studentesca è una di quelle che più in assoluto sfrutta la mobilità ciclabile, per muoversi appunto da dove risiedono gli studenti a dove studiano. In questo momento sul quartiere ci sono due infrastrutture importanti, anche se una non è ancora terminata, perché ricordo che c'è la pista ciclabile di Via Nizza, che è stata più volte ricordata, a doppia addirittura, anche se non ancora su tutto il percorso, ma esiste anche l'altra pista ciclabile, che è quella lungo il Valentino, che comunque lambisce il quartiere dalla parte opposta. È anche in progetto vicino a Porta Nuova, insomma attaccata alla stazione di Porta Nuova, quello che sarà un grande deposito per le biciclette, in maniera tale che le persone che arrivano da fuori Torino possano usare il treno e poi eventualmente la bici per muoversi all'interno del quartiere o comunque nelle vicinanze del quartiere, e eventualmente comunque la metropolitana, la fermata della metropolitana Marconi rappresenta sicuramente un altro dei grandi punti di arrivo all'interno del quartiere da cui ci si può muovere senza necessariamente utilizzare l'auto, con i problemi che tutti conosciamo, che sono problemi di disponibilità di spazio, perché ce n'è sempre di meno rispetto alle auto, e la possibilità anche di muoversi velocemente, di raggiungere facilmente il posto sia di lavoro sia di studio, ma anche di svago, perché sappiamo tutti che San Salvario è meta di svago serale e notturno, ed è importante riuscire ad arrivarci e poi soprattutto a ritornare da lì senza necessariamente avere bisogno di cercare parcheggio, oppure fare attenzione per quello che riguarda la guida dopo la serata magari di divertimento. È un percorso, dicevo, abbastanza lungo questo. Sono contentissimo che Torino sia arrivata al terzo posto nazionale per il bando per la mobilità casa scuola casa lavoro in questa occasione. Ci è voluto un po' di tempo e ce ne vorrà ancora, e la cosa importante è che comunque tutti gli interventi verranno in ogni caso monitorati, non soltanto per la loro efficacia, ma anche per il gradimento ovviamente da parte dei cittadini, dei residenti in particolar modo, e della circoscrizione che li rappresenta. Non so se Vittorio avevi ancora qualcosa da dire sulla parte invece degli interventi aggiuntivi, però se no. C'è un aspetto che appunto la considerazione che stai facendo tu sull'aumento degli spostamenti casa lavoro, casa studio, eccetera, è legato proprio al fatto che sul territorio si faranno degli interventi mirati, perché allora abbiamo un territorio che avrà degli assi di interquartiere, degli assi di quartiere, cioè che delle strade praticamente che collegano vie all'interno del quartiere, degli assi attrezzati, le piste ciclabili, come dicevi giustamente tu, e delle zone di mobilità condivisa. Su questo aspetto mi volevo fermare, perché è importante, è fondamentale perché i cittadini comincino a condividere proprio gli spazi. La condivisione degli spazi è importante, e soprattutto per rispetto di tutte le parti anche più deboli, soggette comunque a una mobilità più lenta, che non sia quella dell'auto. Ci saranno delle vie dove, adesso sono anch'io a scorrere le slide, ce ne sono alcune che sono abbastanza rappresentative, che non trovo. Comunque ci saranno delle vie dove ci saranno delle condivisioni tra gli spazi, tra le auto, i cittadini e le biciclette, dove saranno anche ridotti rispetto delle chilometraggi, cioè sarà 20 all'ora, i 30 all'ora, quindi maggiore rispetto per tutti gli utenti della strada. Le vie invece che avranno maggiore possibilità di flussi, di interconnessione, saranno chiaramente la via Nizza, via Madama Cristina, Corso Massimo D'Azeglio, e poi longitudinalmente avremo Corso Vittorio, avremo Corso Dante, poi via Valperga Caluso, che sono quelli di interconnessione, come dicevamo, infraquartiere. Questo è un aspetto fondamentale, perché comunque il muoversi e avere rispetto di tutti i soggetti, secondo me, è importantissimo perché vuol dire ridurre anche l'effetto dell'incidentalità,
che è frequentissimo, e soprattutto gli incidenti a Torino sono notevolissimi durante l'arco dell'anno. Uno degli assi dove naturalmente sono i maggiori incidenti è anche Corso Massimo D'Azeglio, per esempio. E comunque la riduzione delle velocità è proprio intesa in questo senso. Mi fermo per il momento qui, vediamo se ci sono altre cose che si possono aggiungere. Beh sì, ecco due cose ancora. Quelle slide che vedete proiettare adesso, credo, non riesco a vedere sulla finestra, ma sono comunque pubbliche, sono disponibili, quindi ve le potete scaricare, guardare con calma, e quindi poi anche su di quelle fare ovviamente altre domande. Sulla quantità, noi in questo momento chiaramente siamo collegati, ma ci sono delle domande, ecco, vedo che sono arrivate anche l'indirizzo da cui scaricare queste slide. Sono domande che ovviamente possono arrivare alla mente di chi le vuole fare dopo aver approfondito un pochino di più il contenuto di questa slide, della progettazione. Noi comunque ci impegniamo a dare delle risposte anche in una fase successiva, quando avrete avuto modo di vedere questa slide, se vi verranno in mente delle domande sul tema specifico. L'ultima cosa ancora, poi, prima di chiudere, che è il concetto di urbanismo tattico, no? Tactical urbanism. Si applicheranno dei concetti derivanti da questa modalità di trasformare il territorio, quindi con interventi piccoli, poco costosi, ma molto evidenti, che rendono lo spazio cittadino, che è sempre molto limitato, a maggior ragione in zone così densamente abitate e popolate come San Salvario, creano delle trasformazioni di questo spazio per far capire alle persone che lo vedono proprio delle destinazioni alternative. Ne parlava prima Vittorio, in particolar modo per quello che riguarda gli spazi davanti alle scuole, che sono spazi oggi spesso molto affollati di mezzi durante l'orario di ingresso e di uscita. Ecco, far capire che magari proprio in quegli orari sarebbe più giusto che i ragazzi, i bambini, e anche le persone che li accompagnano, trovino uno spazio dove la preponderanza dell'utilizzo di questo spazio non sia necessariamente quella legato al mezzo motorizzato, ma alla camminata finale, anche soltanto di 20, 30, 40 metri, per poter raggiungere l'ingresso di un luogo dove si vive una vita più serena, che non quella obbligata dai ritmi del traffico, della ricerca di parcheggio, dell'inquinamento, dell'inquinamento sonoro. Ecco, l'inquinamento sonoro è l'ultimo, anche degli aspetti, oltre all'aumento del verde, che verrà trattato durante questo progetto, e ne trovate traccia anche di questo nelle slide, perché è un altro degli obiettivi, la riduzione dell'inquinamento acustico, che verrà particolarmente messo sotto la lente di ingrandimento durante le operazioni fatte intorno e all'interno di questo progetto. Io mi fermerei qui. Sì, se posso aggiungo solo una chicca, ed è, non so se lo vedete, riesco a farlo vedere in video. Questo è un libro che è stato prodotto dalla Circoscrizione 8, si chiama Margherita la città, ed è stato redatto a cura dell'Associazione Donne per la Difesa della Società Civile. È molto interessante da leggere, perché comunque parla del territorio e soprattutto di San Salvario, ed è una narrazione di un personaggio che gira la città e si fa domande su come potrebbe essere migliorata. Ebbene, molti di questi aspetti che sono legati poi alla progettualità di Mobility City Lab sul territorio di San Salvario ricalcano moltissimo quelli che sono i pensieri comuni, i pensieri della società civile. Quindi vuol dire che stiamo andando nella direzione giusta, cioè le persone si fanno delle domande, si chiedono come potrebbe essere migliorati alcuni aspetti della città, del vivere quotidiano, e comunque questa è la direzione che si sta prendendo. Io penso che al di là di tutti i pensieri politici che possiamo avere su un tipo di progettualità o l'altra, secondo me l'aspetto principale è quello proprio di migliorare
la vita quotidiana, la vita quotidiana di tutte le persone che possano muoversi indipendentemente dall'uso dell'auto, della bicicletta, del monopattino elettrico, eccetera, però che questa sia nel rispetto di tutti. Questo è un aspetto che secondo me è fondamentale, è proprio un cambio di paradigma che dobbiamo avere. Le città straniere lo stanno facendo. Di oggi leggevo una notizia che mi ha diciamo stupito, ma comunque Amsterdam sta riducendo di più di 10.000 auto, parcheggi auto nel suo territorio. Questo vuol dire che proprio la tendenza è quella di potersi spostare senza l'uso dell'auto perché è uno degli aspetti più inquinanti, impattanti, ingombranti e quindi una mobilità suddivisa su diverse tipologie di mezzi migliorerà sicuramente l'aspetto e la vita quotidiana di tutti. Grazie. Ok, sì, per chiudere il concetto, in realtà se tutti usiamo meno l'auto, quelli che la usano perché sono obbligati o perché hanno necessità trovano dei vantaggi anche loro perché trovano meno traffico, più parcheggio e più possibilità di utilizzarla alla fine. Diciamo che va usata se e quando serve. Ecco, tutto qui. Oggi ne abbiamo un pochino un abuso e questo è il modo per ricordarlo anche all'interno di questo progetto. Io chiuderei qui questa sessione, diciamo così, questa diretta streaming, ricordo a tutti quelli che la guardano in diretta o in differita che ne faremo altre su altri argomenti. Io invito, almeno per quello che riguarda il nostro settore, diciamo, l'ambito di competenza sulla parte della mobilità, eventualmente anche a proporre dei temi anche, non solo locali, ma sicuramente interessanti per molte persone, ne parleremo, oltre ovviamente ad affrontare quelle che sono le tematiche che ogni settimana andiamo ad affrontare in commissione in comune. Grazie a tutti e buona serata. Grazie, buona serata a tutti.